Un pareggio a San Siro, per alcuni giusto, per altri un po' sospetta l'espulsione nel finale di Ruiz, che ne pensi? Niente, il Napoli deve fare qualche acquisto, sennò siamo messi male. Che cosa vorrebbe, in che ruolo? Ci vuole un attacco, abbiamo bisogno dell'attacco, Cavani sarebbe il massimo. A Milano è sempre difficile, però penso che è un buon pareggio alla fine, perché giocare a San Siro è sempre uno stadio difficile. Circa l'espulsione, che ne pensa? Non c'era, l'espulsione sinceramente non c'era. Cioè, se capitava il primo tempo la partita si metteva male, secondo me, l'arbitro ha sbagliato. Non capisco perché la VAR non interviene su questi casi. Acquisti ce ne saranno? Acquisti non lo so. Dipende se Alan resta o non, dipende tutto da Alan. Come reputa il pareggio a San Siro? E purtroppo i soliti passi falsi del Napoli, l'arbitraggio è un po' sempre a sfavore, comunque sempre la solita storia, il gap è inarrivabile con la Juventus, dobbiamo pensare solo al secondo posto e niente più. Mancano pochissimi giorni alla fine del mercato, secondo lei si interverrà? Come ogni anno no, ogni gennaio è sempre la solita storia, gli acquisti migliori si fanno in estate, non si fanno a gennaio, la squadra andava fatta in estate, si andava completata. È un buon punto secondo me, con un Milan in ripresa e secondo me comunque lo scudetto è già assegnato, quindi è tempo perso. Diciamo che se avessimo vinto sarebbe stato meglio, però non ci lamentiamo. Oramai la Juve è un rompighiaccio che va verso lo scudetto, nessun ostacolo la può fermare, quindi il Napoli deve solo sperare di vincere la Coppa Europa e la Coppa Italia.